Maltempo nelle Marche con pioggia, grandine e forti raffiche di vento. Coppia di quarantenni arrestata per spaccio di droga, usavano un bed and breakfast come base logistica. Speciale reporter dal quartiere Vallato, manca la segnaletica stradale, il pericolo aumenta per pedoni e ciclisti. Prima che succeda diciamo un fattaccio, che qualcuno si faccia male e che quindi ne debba anche rispondere il comune, in quanto come è previsto dal codice della strada, la segnaletica orizzontale deve esserci. Presentata la fiera di San Bartolomeo di Fano, oltre 200 gli stand, ma questa potrebbe essere l'ultima edizione nella zona mare a Sassoli. Cantautore Luca Barbarossa, sindaco del paese dei Balocchi, ieri sera è salito sul palco aprendo la 18ª edizione del festival dedicato ai bambini del mondo. Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. Occhio alla notizia, in studio Marco Ferri. Benvenuti cari telespettatori di Fano TV, sul canale 19 c'è l'informazione locale. Occhio alla notizia che apriamo con la cronaca e l'arresto di una coppia di quarantenni, una coppia fanese che è stata arrestata dai carabinieri per spaccio di droga. I carabinieri della compagnia di Fano hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di due quarantenni del posto, un uomo e una donna. Sono accusati a vario titolo e in concorso tra loro di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti, estorsione e calunnia. Le indagini dei militari hanno permesso di disarticolare una organizzata e sistematica attività di spaccio studiata dagli indagati tra il mese di settembre e novembre 2020 a favore di numerosi acquirenti di Fano, Pesaro e Fossombrone. Tutto è iniziato 2 anni fa quando le forze dell'ordine avevano controllato un giovane a Sassonia di Fano trovandolo in possesso di 10 grammi di cocaina. Il ragazzo, che nell'occasione era finito in manette, era stato notato avvicinarsi in bici all'auto della coppia prima di essere trovato con lo stupefacente nascosto all'interno dello zaino che portava a tracolla. 70 euro il prezzo praticato dai venditori per ogni grammo di stupefacente e circa 300 i grammi di cocaina ceduti ogni mese. Utilizzavano un bed and breakfast come deposito ed era l'uomo che reperiva la droga, in particolare a Riccione. Durante uno dei suoi viaggi era stato sottoposto ad un controllo e arrestato perché trovato in possesso di un cospicuo quantitativo di cocaina. Le dichiarazioni fornite dal quarantenne in sede di convalida gli sono valse anche la contestazione del reato di calunnia, avendo cercato di indirizzare su altre persone le proprie responsabilità. A suo carico sono state accertate anche delle condotte estorsive come percosse e minacce per convincere due clienti a estinguere debiti maturati e non ancora onorati. Della donna invece nessuna traccia, infatti risultava assente da tempo dal suo domicilio a Fano. Poi però i carabinieri sono riusciti a rintracciarla in Spagna e il 17 agosto scorso è stata arrestata all'aeroporto di Bologna. Sconterà la sua pena ai domiciliari. Come annunciato, il maltempo che si è abbattuto anche nella nostra regione con pioggia, forti raffiche di vento e una tempesta elettrica. Sono decine i rami, gli alberi caduti in strada, rimossi dai vigili del fuoco che nella notte sono intervenuti principalmente nei comuni di Fano, Pesaro, Montellabate e Monteciccardo. Sempre nell'entroterra, come nei comuni di Carpegna e Pietrarubbia, ai confini con la Romagna, sono caduti chicchi di grandine anche di grosse dimensioni. Per fortuna non si registrano feriti. Ad Ancona invece è stata vietata la balneazione in tutto il tratto di costa da Torretta Palombina dopo l'apertura degli scolmatori dovuta alla pioggia caduta in mattinata. Inoltre, sulla base del bollettino di criticità idraulica e idrogeologica emesso dal Centro Funzionale Regionale, la Protezione Civile delle Marche ha prorogato fino alla mezzanotte di oggi l'allerta gialla che inizialmente era in vigore fino alle ore 14. E nonostante le ultime piogge in questi 4 mesi si è ridotta notevolmente l'acqua che scorre lungo il canale Albani, siamo a Fano, provocando condizioni di vita sempre più precarie per la fauna ittica che a causa della diminuzione dell'ossigeno rischia di morire. Per questo l'ufficio ecologia urbana del comune di Fano ha chiesto a Enel Green Power di intervenire per trasferire gli animali presenti in particolare nel tratto ricompreso tra il ponte di via 4 Novembre e la centrale Enel della Liscia.
Liscia. La risposta dell'azienda è stata tempestiva e questa mattina sono iniziati i primi interventi di recupero. Adesso invece apriamo la pagina delle segnalazioni, andiamo nel quartiere di Vallato, siamo a Fano, dove alcuni residenti lanciano un appello al Comune per ripristinare il presto possibile, il prima possibile, la segnaletica orizzontale in una via specifica, in via Mameli. La strada è diventata pericolosa, dicono, per pedoni e ciclisti. Prima che succeda diciamo un fattaccio, che qualcuno si faccia male e che quindi ne debba anche rispondere il Comune, in quanto, come è previsto dal codice della strada, la segnaletica orizzontale deve esserci. Dopo aver contattato più volte il Comune di Fano senza ottenere risposte adeguate, Alessandro Pini si è rivolto alla nostra redazione per segnalare la mancanza di segnaletica orizzontale in via Mameli nel quartiere Vallato. In questa strada, infatti, sono stati eseguiti di recente lavori di asfaltatura, ma come spiegato ieri dall'assessore Fabiola Tonelli, le ditte sono chiuse per ferie e i vari interventi in città ripartiranno solo dal prossimo mese. Nel frattempo, però, i residenti lamentano situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone. Quindi non ci sono strisce pedonali, non c'è la riga in mezzo, non ci sono le righe laterali. Io attraverso 5-6 volte al giorno con due bambine e se già le persone faticavano a fermarsi prima, quando in realtà le strisce pedonali già esistevano, adesso che non ci sono, praticamente ti passano sopra oppure ti evitano. Tra l'altro, aggiunto Alessandro, in questa zona ci sono attività commerciali, tante famiglie e persone che percorrono ogni giorno questa strada. Allo stato dei fatti, se io da questo lato della strada oggi volessi andare dall'altro, non lo posso fare, a meno che non abbia delle ali con me, ma io questo non l'ho, non riesco a saltare così lontano e quindi ad oggi io non potrei attraversare la strada. Quindi faccio un appello al Comune, che sicuramente sarà stato un disguido o ci sarà stato un problema che evidentemente non conosco, faccio un appello per fare in modo, insomma, che questa situazione venga risanata e quindi vengano ripristinate le strisce pedonali, almeno se non può essere fatto con una segnaletica orizzontale mettete qualcosa di provvisorio per verticale, insomma inventatevi qualcosa, ma l'importante è che queste strisce pedonali ci siano. Questa mattina è stata presentata a Fano la Fiera di San Bartolomeo, che si terrà dal 24 al 26 di agosto nella zona di Sassonia, dove abitualmente si svolge ormai da decenni. Però questa potrebbe essere l'ultima edizione, perlomeno in questa via, cioè Viale Adriatico. È un'antica tradizione che risale al periodo malatestiano e che si rinnova nel tempo, quella della Fiera di San Bartolomeo, che da mercoledì 24 a venerdì 26 agosto torna a riempire i lunghi viali di Sassonia-Fano. A differenza dello scorso anno, le strade interessate dall'iniziativa verranno chiuse al traffico per l'allestimento non dalle ore 15 del giorno precedente, bensì dalle ore 23, anche per andare incontro alle esigenze delle attività economiche. Verrà garantito però un aiuto logistico ai mezzi pesanti della Nuco Promo, infatti, per evitare disagi, i camionisti avranno un numero di riferimento da contattare per essere scortati dagli agenti della polizia locale e raggiungere l'area del porto, dove si trova il centro di spedizione dei molluschi. Questa nostra tradizione importante, che continua a avere l'area dedicata alle cipolle proprio nell'ingresso della fiera in via Cesare Battisti, e poi si è sviluppata in queste due vie importanti per il lungomare di Sassonia, che sono via Dante Alighieri e via l'Adriatico, e continuerà ad essere così per quest'anno, quindi circa 200 espositori di vario tipo che occuperanno tutto il nostro lungomare per mantenere questa tradizione e per riprendere anche il momento della fiera. L'anno scorso sono molti gli espositori che, causa Covid, insomma, sono mancati, mentre quest'anno c'è una conferma importante di tutte le presenze e quindi manteniamo la fiera per quest'anno, come abbiamo detto. Poi stiamo pensando anche, visto le nuove necessità cittadine, anche di rinnovarlo sia negli spazi sia nelle modalità, ma questo ci ragioneremo, come abbiamo già confermato, insomma la rinnoveremo a partire dal prossimo anno. Quindi il mantenimento di una tradizione per noi importante. Infatti l'amministrazione comunale è al lavoro per capire se la fiera possa essere spostata nel tratto che va dalla zona del porto al Lido, una riqualificazione funzionale ma anche d'immagine per quanto riguarda la tipologia merceologica esposta e venduta. Intanto, come annunciato dall'assessore Brunoli,
Mori quest'anno, dopo 3 anni, torna alla Fiera Franca dei bambini e dei ragazzi dai 3 ai 16 anni. L'iniziativa si terrà sotto la Tenso Struttura in tutte e 3 le giornate della manifestazione, dalle 14.30 alle ore 20. Noi presidieremo l'area, nel senso che verranno evitati quelli che sono i parcheggi delle biciclette, piuttosto che, perché appunto ci dovranno essere spazio per ospitare tanti bambini. Gli scorsi anni eravamo arrivati anche addirittura a 100 bambini, quindi una bellissima partecipazione, purché ci sia un genitore, quindi che vengono accompagnati da un adulto, perché ahimè saranno i soli poi a presidiare. Si tratta di un baratto, quindi dove i bambini potranno mettere a disposizione sia giochini che realizzano da sé, ma anche cose che hanno in casa, proprio nel termine dello scambio, che non è una vendita, ma è proprio veramente uno scambio simbolico per delle piccole cifre con cui loro poi riacquistano dei piccoli giochini. È una cosa molto carina, io la vidi fare in un'altra città ed è per questo che poi l'ho voluta portare anche a Fano. È necessario prenotare? No, non sarà necessaria nessuna prenotazione, anzi, tutti i bambini che appunto vorranno portare anche degli oggetti propri legati al riciclo, quindi al tema dell'ambiente, saranno ben accolti, perché è un tema importante, attuale, e queste occasioni sono anche un modo per fare informazione e sensibilizzazione. Adesso parliamo di animali, bilancio più che positivo per il Centro di Recupero degli Animali Selvatici, l'acronimo è CRAS. A 3 anni dalla sua istituzione sono più di 11.700 i mammiferi, gli uccelli e i rettili recuperati, che equivale ad un incremento pari al 79,9%, con una media nei 3 anni del 40% di specie protette. Solo nel 2021 i fondi destinati per le attività del centro da parte dell'assessorato regionale guidato da Carloni ammontano ad oltre 340.000 euro, con un incremento di 100.000 euro rispetto agli anni precedenti. Adesso parliamo del progetto Wonder, perché oggi il sindaco di Fano, Massimo Seri, ha accolto un gruppo di rappresentanti di altre città dell'altra parte dell'Adriatico per confrontarsi sullo sviluppo in chiave turistica del programma svolto dal comune in qualità di città delle bambine e dei bambini. Percorso di questo progetto che poi avrà... Sindaco Fano, sempre più internazionale. Sì, sempre più internazionale, è un po' anche l'impegno che ho messo in questi anni, perché essere internazionali significa avere anche opportunità, significa essere al centro dell'attenzione, significa attrarre anche persone. In questo caso è un progetto che ci è stato finanziato dalla Comunità Europea, Wonder, un progetto importante dove Fano è capofila, legata al progetto Fano Città delle Bambine e dei Bambini, ma nello specifico che riguarda l'aspetto turistico, l'attenzione verso un turismo familiare con un'attenzione alle bambine e bambini. E per me è motivo di soddisfazione, perché è stato un progetto importante che ha visto anche finanziamenti significativi nella nostra città, che ci hanno consentito di intraprendere tutta una serie di iniziative. Oggi ci sono una serie di delegazioni che vengono un po' dalla zona dell'Adriatico, dello Ionio, dalla Grecia, Slovenia, Albania e anche altri paesi, altre città, e quindi è un'occasione sia di confronto sia di promozione. Questa sera saremo anche al Paese dei Balocchi, perché fra l'altro ci sono altri festival, per esempio il festival di Pipe Calzelunga in Slovenia, che fra l'altro è molto importante, quindi è un'occasione di confronto, di scambio, di partecipazione e soprattutto di vetrina per Fano. L'ha annunciato il sindaco poco fa, avete sentito, il Paese dei Balocchi, e allora andiamo a vedere che cosa è successo ieri all'apertura della 18ª edizione di questo importante festival dedicato appunto ai bambini. Portami a ballare, uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. Ha incantato il pubblico con la canzone dedicata alla mamma Anna Maria, con la quale vinse il Festival di Sanremo nel 1992. Luca Barbarossa, cantautore e conduttore radiofonico, ieri sera è salito sul palco del Paese dei Balocchi per l'avvio della 18ª edizione, con il passaggio della fascia da sindaco che ha indossato con orgoglio, a cedergliela il suo predecessore Tony Bungaro. Allora, Michele Brocchini, le vesti del prefetto, in veste il nuovo sindaco del Paese dei Balocchi, Luca Barbarossa. Luca Barbarossa. Ecco.
Barbarossa, intervistato da Claudio Salvi e Laura Trebbi, ha ripercorso il suo passato dalla prima chitarra professionale acquistata grazie ai lavori svolti a Londra come cameriere e lavapiatti fino ai programmi in radio. Ha raccontato di quando giocava a tennis e delle esperienze vissute con la Nazionale Cantanti, della collaborazione con Pavarotti per il quale ha composto il brano Il Canto insieme a Musumarra, ma anche di Sanremo con le sue 9 partecipazioni. Inevitabile poi un accenno al tempo, il tema scelto per Il Paese dei Balocchi. È un tempo molto strano, dove è molto difficile, specialmente per le nuove generazioni, orientarsi, trovare dei valori di riferimento. E noi adulti siamo diventati catastrofisti, cioè siamo diventati anche i discorsi che si fanno a casa, siamo sempre a parlare della fine. I ragazzi hanno bisogno di inizi, di iniziare qualcosa. E gli adulti che stanno consegnando un mondo devastato dal punto di vista ambientale, dal punto di vista climatico, dovrebbero invece fornire delle risposte. Questo pianeta lo abbiamo semplicemente preso in prestito, lo dobbiamo consegnare a loro. Bungar invece ha ricordato le esperienze vissute da sindaco dell'evento. Infatti è venuto a Fano più volte, ha incontrato i piccoli alunni di Bellocchi, ha composto con i bambini una canzone dal titolo Meravigliosa e poi con loro ha tenuto un concerto alla BCC Arena Tre Ponti. Il brano uscirà ufficialmente nei prossimi mesi. Il cantautore poi ha regalato ai presenti altre emozioni con uno dei suoi capolavori. Guarda, stelle, guarda questo mare di stelle, mi perderò con te. Ma io sono felice di esserci perché è ormai è una famiglia per me qui. Sono felice di aver portato anche Luca Barbarossa, che è un mio amico, e è stata una bellissima occasione, un bell'incontro. E felice di questo posto che finalmente vedo, perché quando ci sono venuto la prima volta c'era, tra pandemie e cose, non avevo visto questa meraviglia e questi bambini che si divertono, che è la cosa più bella. Ecco, e ora prosegue il vostro tour? Sì, domani siamo a Rimini al Parco degli Artisti e poi ritorniamo giù in Salento, a Galatina, con Marco Pacassoni. Abbiamo già fatto più di 18 date e siamo molto felici, un'estate meravigliosa, piena di concerti. Ecco, però ha detto che è molto legato alla città di Fano, quindi speriamo di accoglierla nuovamente. Sì, sì, a settembre ritorno, ve lo prometto. Ciao. Intanto in Piazza Bambini del Mondo ieri si respirava un'aria di festa piena di sorrisi, stupore e allegria, proprio come in una favola che potrà essere vissuta fino a domenica con giochi, spettacoli, laboratori e attività ludiche e culturali. Presidente, dobbiamo dire, è davvero una partenza col botto. Sì, è stata veramente una bella partenza. Ormai gli amici Marco Pacassoni e Tony Bungaro sono veramente grandi amici del Paese dei Balocchi. Ci hanno portato Luca Barbarossa, è stata una bella serata che insomma era, dopo 2 anni di stop, era la serata giusta per poter ripartire, e insomma è stata veramente una bella serata. Oltre a quello che avete visto sul palco, poi c'è quello che c'è dietro di me, che sono tutte le attrazioni, la balena, la casa della fata turchina, insomma chi più ne ha più ne metta. In campo anche 150 volontari, la risposta del pubblico è stata favolosa perché ci sono centinaia di persone. Sì, è stata veramente favolosa, io penso che la gente ha voglia di tornare a uscire, e anche come abbiamo messo nel nostro slogan, c'è tanta voglia di tornare, è tempo di tornare al Paese dei Balocchi. Mia ballare, uno di quei balli antichi che nessuno sa fare. Nessuno sa fare più. Noi siamo dentro la balena, ma Geppetto che cosa sta facendo? Geppetto fa quello che ha sempre fatto nella vita, continua a fare questi pezzi di legno, a creare dei burattini, delle personaggi da questi legni. Io ho sempre fatto questo nella mia vita, sono un ottimo falegname, so fare solo questo. Ma aspetto Pinocchio da tanto tempo, ormai sono passati 1, 2,
No, non mi ricordo più quanti anni, ma aspetterei altri 5, altri 10 anni per rivedere il mio Pinocchio. E adesso in attesa riceverai invece tanti bambini. Oh, sì, sì, riceverò tanti bambini qui dentro la balena, dove ho tanti segreti da raccontargli, tante storie, tanti particolari su Pinocchio, che non vedo l'ora, non vedo l'ora di vederli e raccontargli questi segreti. Lavoro allora, Geppetto. Grazie mille, grazie mille. Attenzione alla balena, mi raccomando, quando apre fuggite veloci e non vi farà niente, ve lo dico io. Avete mangiato qua oppure siete arrivati dopo cena? No, no, abbiamo cenato qua e devo dire che la cucina è anche buona. C'è dei diversivi anche per i grandi, oltre che per i piccoli, naturalmente. Ritornerete anche i prossimi giorni, quindi? Ah, fino a domenica saremo tutti qui tutti i giorni. Lei, Alfio, ancora 86 anni, ancora aiuta qua, un pezzo importante di questa festa. Ancora un po' fa, un po' faccio, un po' di lavoro. E da stamattina che è qua all'opera? Anche una settimana anche più. 4 giorni intensi, insomma. Sì, 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 sì. E da quanti anni lavora qua? Da sempre? Da sempre, da poco che è cominciata la festa ci sono sempre. E oggi com'è? C'è un sacco di gente? Mi piace, va bene, va bene. Cosa vi ha raccontato Geppetto? Della storia di Pinocchio. Avete fatto anche altri giochi o siete stati solo nella balena? Abbiamo fatto anche qualcos'altro. E cosa vi è piaciuto di più? La balena. Come ti chiami tu? Edoardo. Arianna. Pietra. Voi stavate giocando a palla, ma oltre alla palla che giochi avete fatto qua? Abbiamo fatto la pesca e poi solo la palla. Tu invece uguale? Sì. E cosa vi è piaciuto? Vi è piaciuta la pesca? Sì. Sì. Quale ti incuriosisce di più? Hai già visto quale farai prossima occasione? Ancora no. Io sì, ho fatto la balena. Ma la balena edita la facciamo? Sì, io la balena la faccio domani. Domani, sì, domani. Tu invece come ti chiami? Manuela. E tu invece? Nicolò. Quanti anni avete? Io 4. Io 6. Ascolta, ma voi siete usciti dalla balena, vi è piaciuta? A te? Sì. Guido. E tu invece? Giovanni. Siete due fratellini? Ascolta, che gioco avete fatto oggi qua al Paese dei Balocchi? La pesca. E tu invece, anche tu la pesca? Cosa tu cosa hai fatto? Voglio vedere il tuo tatuaggio bello. Tatuaggio! Ma che bel disegno tu hai nella faccia, che cos'è? Un unicorno. Come mai hai scelto di fare questo disegno? Perché mi piacciono i unicorni. Domani farai un altro disegno? Sì. Dove lo fai domani? Nel braccio, da un'altra parte? Del braccio. Oggi ho fatto tanti giochi, poi ho pescato 3 volte e tra questi giochi ho fatto anche la casa della fata turchina. Li hai provati quasi tutti questi giochi? Sì, infatti sono molto belli, una festa molto bella che si svolge tutti gli anni. Quindi ritornerai sicuramente anche le prossime serate? Sì, sì, certo. Ascolta, invece quello là che cos'è? Quella là è... tipo delle onde con dei pesci che ci passi e tipo ti immergi nel mare. Un'immersione nel mare per fantasiosa. Ti piace? Sì, mi piace. Ancora non ci sono andato, però forse fra poco ci andrò. Dai, vacci subito che ti sughiamo con la telecamera. Bene, tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito. Arrivederci.